Finalmente iniziata la stagione del dialogo, queste le prime parole del sindaco di Mister Bianco Nino Di Guardo al termine dell'incontro con il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, tra gli impegni presi al termine di 3 ore di discussione dove non sono mancati i toni accesi. Il primo riguarda lo scarico dell'umido che non sarà riportato nella discarica Valanghe d'Inverno dopo il processo di biostabilizzazione per evitare il propagarsi dei fetori. Il secondo, di comune accordo con il nuovo direttore dell'assessorato all'energia Maurizio Pirillo, è quello che entro 2 mesi, svolte le relative gare, i rifiuti possano essere conferiti fuori dalla Sicilia. L'ultimo impegno è quello della bonifica della discarica di Tiriti. Le parti, presenti anche l'assessore regionale Vania Contraffatto, il sindaco di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, e per i comitati no discarica José Calabrò e Danilo Festa, hanno convenuto di rincontrarsi tra 15 giorni per monitorare il processo burocratico degli impegni presi, anche se il sindaco di Guardo ha ribadito che la regione debba impegnarsi per chiudere la discarica per le palesi illegittimità presenti e che il comune farà la propria parte nei procedimenti legali aperti davanti al TAR.